abbiamo lasciato Manhattan e ci siamo diretti nel quartiere di Brooklyn. Stiamo andando a trovare un ristorantino nella speranza di trovarlo aperto, almeno le indicazioni dicono che sia aperto. Porto la mascherina, che comunque qui sotto c'è un odore molto forte, e poi comunque siamo in metropolitana con tantissime persone e tantissima gente. Per sicurezza abbiamo preferito usare le mascherine in metropolitana, anche se non sono più obbligatorie. Siamo nella stazione metropolitana di Sherman Hall. Siamo arrivati nel quartiere di Brooklyn. Per fortuna non sta piovendo al momento. Portava pioggia, ma sembra che il clima attualmente sia dalla nostra parte. Devo dire che già qui le prime impressioni cambiano tantissimo. Sembra molto Nord Europa, molto inglese, molto Amsterdam come quartiere. Vabbè, vi faccio vedere un pochettino di paesaggio. Mi piace fare questi walking tour nelle città o comunque nei luoghi, perché poi rivedendo questi video a distanza di tempo mi fanno rivivere l'atmosfera che sto vivendo in questo momento. E per me, a me piace perché comunque congela il tempo e mi fa ricordare appunto il momento. È come rivivere la vacanza più volte, quindi non rimane soltanto nella mente, ma così la rivivo più volte, è quello il termine corretto. Non ho mai visto queste scalette, le corse quando scappano con la polizia, uno si arrampica, salta da una parte all'altra. Sembra una strada molto turistica, piena di locali, bar, caffè. Tutte queste case tipiche newyorkesi che siamo abituati a vedere nei film. Manhattan Food Care. Ci ha incuriosito questa vetrina con queste mega cheesecake, che bisogna avere due bocche praticamente per aprire. C'è anche quella all'oreo, alle fragole. Wow, ah, ci sono anche i muffin con quella crema su. Qui abbiamo la varietà di torte giganti. Questi quartieri sono comunque pienissimi di verde, sempre quelle famose scalette che conosciamo tutti nei soliti film. Platano, zucchine, asparagi, broccoli, avocado, e c'è tutta la frutta uguale alla nostra. Ah, il mango, Mexican mango. E la Stella Artois. Wow, quanto mi piacciono questi locali. Wow, davvero bello. Bello, questi tavolini fuori in legno. Dumbo Market. Eccolo qua. Wow. Quanta roba. No, non ci entriamo qua, andiamo. Una missione da compiere. Stiamo andando a trovare una cosa che non posso spoilerarvi adesso. Wow, guardate che camion, ragazzi. Ah, qui abbiamo un furgone di Amazon della Doge. O Porto Rico. Wow, ho la bandiera di Porto Rico. Speriamo che sia aperto. Eccolo qua, Panzerotti Bites. Era da anni, ci eravamo promessi di passare da questo locale. Se non erro sono due italiani che si sono trasferiti qui a New York per lavoro. E sono una coppia, marito e moglie. Entriamo per assaggiare il panzerotto tipico pugliese, original Apulian food. Praticamente qui al lato sinistro c'è il laboratorio dove vengono prodotti e partoriti, meglio dire, i panzerotti. Qui c'è la cassa,
la macchinetta tipica italiana del caffè, e qui ci sono tavolini per poter gustare i loro panzerotti. Siamo nel cuore di Brooklyn. C'è anche l'angolino con tutti i prodotti tipici italiani, dalla pasta molisana ai tarallini pugliesi e altri prodotti che magari non sono proprio facili da reperire qui a New York. Ok, ti ringrazio. Allora, questo è il panzerotto barese, naturalmente bollente, quindi bisogna fare molta attenzione prima di metterci su le mani, ma soprattutto la lingua. Provo ad avvicinarmi, anche se vedo già che comunque brucia, anzi scotta veramente tanto. Finalmente un po' di sapori autentici. Ragazzi, c'è uno scoiattolino che mangia tarallini pugliesi, ne va ghiotto. Sì, grazie. Abbiamo preso anche la versione dolce del panzerotto pan di stelle. Lo assaggiamo subito e finiamo in bellezza con un buon caffè italiano offerto dai proprietari. Ragazzi, abbiamo dovuto per forza ordinare il panzerotto anche in versione dolce. Ragazzi, se venite a New York dovete per forza passare da Panzerotti Bites, si trova a Brooklyn, per assaggiare i panzerotti dei pugliesi, fatti con farina di semola, sono veramente leggeri e fatti bene. Veramente piacevole. Cioè, sembra proprio di camminare su un set cinematografico. Addirittura, Mamma Capri. Sarà sicuramente un ristorante di pesce italiano, come così sembra. Qua c'è il menù. Quindi carpaccio di polpo, $22. C'è la cacio e pepe, $20. Scialatelli allo scoglio, la pasta. Non vi li leggo tutti. Gnocchi alla sorrentina. Wow. Gnocchi alla sorrentina, $19. Beh, siamo a Brooklyn, ragazzi. Guardate quelle scalette, mi fanno impazzire con quei balconi, mi ricordano tutti gli scorribande che fanno quando si inseguono, saltano. Facile incontrare questi furgoni della UPS. Cioè, non è che non hanno gli sportelli sono scorrevoli, praticamente da lì tiri la maniglia, per una comodità e rapidità di consegna dei pacchi hanno, diciamo, questa comoda apertura e chiusura. Good morning. Tutta gente sempre molto simpatica e contenta anche di essere filmati o fotografati. Vedi anche, che so, tipo lo spazzino, quello che sta raccogliendo i cestini. Comunque sono orgogliosi di quello che stanno facendo o che lo stanno facendo per il loro paese. Questa cosa è quello che provo. Magari non sarà così, però è quello che sento. Ragazzi, sembra di camminare sul set. Forse mi sto ripetendo più volte, però è proprio la sensazione. Strade così alberate, veramente bello, nice. E lì sullo sfondo dominano i palazzi di Manhattan. Siamo sempre nel quartiere di Brooklyn. Queste sono le classiche casette con la scala che vediamo sempre nei film. Sono veramente belline e caratteristiche. Siamo sempre a Brooklyn. Questa sembra, almeno così sembra, una chiesa. Si discute la mappa. Bello sfiondarsi, cioè proprio immergersi nella vita quotidiana. Quindi per un attimo così trovarsi nella vita newyorkese, passeggiare come un locale, diciamo, come uno che abita alla fine qui. Sento una delle musiche in quella direzione, probabile ci sia una festa, almeno così sembra. Andiamo a vedere da lontano, leggo tacos open. Questo è un problema. Queste sorprese sono sempre gradite a Vincenzo. C'è un track tacos casa amigos. Wow, quindi è una festa di quartiere, sembra per bambini. In effetti ci sono tutti i gonfiabili, insomma, che stanno animando.
roba da brividi, ragazzi. Ragazzi, siamo fiondati in questa festa per bambini. Non ho parole per descrivere l'emozione. Brividi, solo brividi. Mamma mia. Non so se si vede. Ho la pelle d'oca ancora. Ovviamente siamo imbucati in modo abusivo, ma non è stato un problema per nessuno. Tutti cordiali, sorridenti, nice. Ha sventolato per un attimo per me. Nel frattempo, la perturbazione che ho visto questa mattina nell'app ilmedio.it. Salutiamo Giancarlo di ilmedio.it. Ciao Giancarlo, grazie sempre per i tuoi preziosi consigli. In effetti era come dicevi te, la perturbazione sta arrivando. E qui quando piove, piove davvero, eh? E siamo solo all'inizio e non abbiamo nulla per proteggerci, ma penso che andremo in underground, in metropolitana. Beh, non so se si vede nel video, ma sta piovigginando. Qui abbiamo una bella Maserati targata New York. Qui c'è il furgoncino delle consegne, pacchi Amazon. Wow. Fa sempre attenzione perché le bici corrono tantissimo. Ragazzi, non so se vedete in video, ci sono i gatti che stanno dormendo. Praticamente è un Brooklyn Cat Café. Ragazzi, siamo arrivati alla Promenade di Brooklyn. Guardate qua, anche per terra fanno, cioè, queste mattonelle, sembra bronzo. E qui c'è una balaustra che guarda su tutta Manhattan. Quello lì in fondo è il ponte di Brooklyn. Si vede anche l'Empire in lontananza. Si ha una vista veramente notevole da qui. Lì in fondo, quella è la Statua della Libertà, che da qui sembra piccolina, ma vi posso garantire che è veramente alta, è veramente molto alta. Comunque, nonostante la pioggia, siamo venuti a vedere questo spettacolo. Non ero mai venuto da questa parte di New York ed è veramente, da qui riesci a vedere molto bene tutti i palazzi e i grattacieli di New York. Ragazzi, se il video vi sta piacendo, vi invito a lasciare adesso, in questo momento, un like e scrivete nei commenti se volete informazioni su come raggiungere New York o altre informazioni di vario tipo. Sarò felice di rispondere come sempre. Colgo l'occasione per invitarvi anche a iscrivervi al canale e attivare la campanella. Questo check di attivare la campanella serve per poter ricevere tutte le notifiche sui prossimi video che andrò a pubblicare, sia su New York sia su altre destinazioni che avrò la fortuna di visitare. Se vi sta piacendo questo contenuto, fatemelo sapere nei commenti. Grazie ancora e buona visione. Stiamo andando a trovare un punto metro per raggiungere da Brooklyn Manhattan. No, non c'è la cascata abbondante. Nulla da fare, proviamo all'altra fontanina che troveremo sicuramente più avanti.